Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati con una nuova parte di Spiro 3. Nella scorsa ci eravamo fermati proprio in questo punto. Giustamente, in ogni parte ci fermiamo in un punto e la parte successiva dobbiamo continuare da lì, secondo la logica. Adesso ci mancano 3 aree da completare in questo livello e non penso che riuscirò a cominciarne un altro perché sono abbastanza lunghe. Iniziamo subito. Non è il parco per skate più fantastico che tu abbia mai visto. Ah, questi dialoghi dureranno un sacco. Se hai un paio di mosse, potrai fare un sacco di punti in questo posto. Vuoi che ti non me ne interessa. Iniziamo con qualcosa di facile. Puoi saltare giù dalle rampe premendo il tasto X. Ti mostrerò come farlo una volta. Dici sul serio? Poi tocca a te. Grazie di mostrarmi questa cosa completamente inutile. Ci voleva l'arte per capire che premendo X si salta. No dai, sì, ovviamente in nessun gioco di la PlayStation è mai successo. Ora fai un giro. Puoi effettuare un giro a mezz'aria tenendo premuto il tasto triangolo e virando a sinistra o a destra. Tu lo fai a sinistra, io per disprezzo lo faccio a destra. Ne ho fatti due, vabbè. Ehi, bel giro! Ora vediamo se riesci a modestamente fare una capriola. Le capriole sono esattamente come i giri, solo che devi premere il tasto direzionale in su o in giù invece di quello a sinistra o a destra. Ma veramente? Salta dalla rampa, tieni premuto il tasto triangolo. Ho e capito. Premi il tasto direzionale in su o in giù. Questi tutorial ci faranno perdere un sacco di tempo inutile. Come al solito io faccio il contrario di quello che fa lui perché lo odio. Wow, sei in gamba! Rende buona! Ora vediamo se riesci ad eseguire una rotazione nella half pipe. Le rampe blu sono gli half pipe. Puoi fare una rotazione saltando dalla sommità della rampa blu, quindi virando a sinistra o a destra quando sei in aria. Olè! Tu a destra e io ho lisciato. Io vado a sinistra. Bene, ce l'hai fatta. Ora vediamo se riesci a fare un 900. Salta più in alto che puoi. Ecco, questa è una cosa inutile da mostrare. In aria e a terra sulla rampa. Non ha alcun senso perché è un salto dall'half pipe particolare, quindi non è che mi dovete mostrare tutti i salti che posso fare, me li devo vedere da me. Che diavolo. Ma perché questo tasto X, ormai si è rotto questo tasto X, cioè non c'è più niente da fare. Vabbè. Quello sì che era un 900. Devo ammetterlo, hai della stoffa. Over 9000. Ma prima in questo caso 900. Testa, vediamo se sei capace di fare dei... Ma che cosa monti la testa? Che io ho le corna in testa. Che mi devo montare? Fai tutte le mosse che vuoi e vediamo quanti punti riesci ad aggiudicarti. Più di te sicuramente. Beh, io qui ho sempre preferito fare l'half pipe, dato che i punti si fanno più facilmente. Quindi X, bravo tasto X. Ah, non l'ho neanche soffiato con il fuoco. Wow, impari davvero in fretta. Non ho imparato certo, niente, già le sapevo queste cose. Sei un maestro della tavola. A proposito, stavo allenandomi a una nuova mossa quasi impossibile che ho battezzato Gnasty. Io ce l'ho fatta a fare quella mossa. L'avevo quasi completata quando improvvisamente ho sbattuto contro questo uovo di drago e sono caduto. Ok, è una balla. Ma puoi prenderti l'uovo. Vabbè, tu sei leggermente rincoglionito, però a me sta bene. Caroline. Ma questo è il quarto drago consecutivo uguale. Che diamine. Un po' di immaginazione. Ora ovviamente c'è la sfida. Credo che tu sia pronto per gareggiare testa a testa. Vuoi che cosa credo che tu sia pronto? Che fai schifo. Vabbè. Bene. Chiunque raccolga più punti entro il limite di tempo vince. Secondo la logica. Vabbè, le gemme direi di raccoglierle dopo quando faremo anche il punto abilità, perché dovete sapere che oltre a sta sfida dovremo fare giustamente il punto abilità, che come nell'altra pista
consiste nel battere il record, che io adesso non ricordo quale sia, però tanto sono così forte che può essere anche 100.000, lo batterò sicuramente. Ma se io qua non sono neanche sicuro di... Ah, guarda là come cazzo vola quello. Vorrei poterle fare anche io quelle cose. Ora, queste gemme qui sopra hanno sempre stato un problema. Ecco, infatti, non riesco mai a prenderle come si deve. Vabbè, io preferirei occuparmi di questa sfida perché non è facile come può sembrare. Ma perché non premo il tasto X? Vabbè, almeno ho preso sto vaso qui. Ecco, infatti già mi ha superato quello stronzo. No, no, non posso perdere tempo. Perché soltanto 50? Ho fatto 300.000 cose. Mamma mia. Manca un minuto e già mi ha doppiato un altro po'. No, mi ha doppiato. Mannaggia. Magari se lo faccio a destra mi dà punti. Grazie mille. No, mamma mia, che stupida cosa. Che 2000. Ah, io te l'ho fatto, na signor. Che prendi non in quel posto. Com'è quasi impossibile. Non per Gianchio 98. Ah, volevo salutare in questo video i due Carmini della classe, della mia classe, Carmine Ciampi e Carmine Zarrilla, che mi avevano chiesto di salutarli, non so per quale motivo. Tra l'altro Carmine Zarrilla è il mio web designer, dato che lui si occuperà della grafica del mio canale, mentre Carmine Ciampi è lo stupido compagno di banco che purtroppo dobbiamo avere tutti. No, scherzo, ti voglio tantissimo bene. Ora non fare cose strane. Sappi che sto solo scherzando. Vabbè, nel frattempo l'abbiamo umiliato. 6. Questo 6 è stato determinante. Non ci credo. Come fai ad essere già così bravo? Anni di esperienza. Potresti anche battere il mio record su pista. Ma chi lo sa? No. Ovvio che lo batterò. Comunque, credo che dovrei darti questo altro uovo che ho trovato. Desideravo un piccolo amico, ma non riesco a farlo schiudere. Non è che c'ho l'arte per far schiudere un uovo. Alex, ma non l'abbiamo... Il quinto drago consecutivo uguale. Ci manca solo che Alex era un nome già usato. Abbiamo pure i draghi con i nomi uguali. Vabbè, facciamo subito sta cazzo di sfida. 2 minuti. Come al solito, non appena avrò preso il punto abilità, vi velocizzerò la parte restante della sfida. Speriamo che riesca a prenderlo in fretta. Sono già a 900. Vediamo cos'altro riesco a fare. Ora, se non sbaglio, di gemme queste qua sopra l'ho prese. Ah sì, l'ho prese prima. Ora, il record qual è? Credo sia 10.000, se no... Ah giusto, qui danno i punti anche se saltiamo su quelle tre torri. Three towers, infatti c'è scritto. Da qui punti facili. Vediamo se lo faccio pure a destra. No, non lo faccio perché il tasto X ha deciso di abbandonarmi definitivamente. No, ho preteso troppo. 1075 era un po' esagerato. Vabbè, qua l'ho fatto proprio lento. Boing. Vabbè, basta. Cerchiamo di fare altri giochetti. Intanto lì ho visto una gemma. Andiamo subito a prenderla. Twisted Lime. Faccio sempre le stesse mosse, ecco perché non prendo tanti punti. Eccola qui quella gemma. Ah, meno male che l'hai presa, Sparks. Vedete quanto è utile questa nuova abilità? Ma io sono un idiota, tengo quella super rampa lì sopra, non l'ho usata neanche una volta. Ora, spero di aver preso tutte le gemme qui, perché mi scoccio di andare a vedere in giro. Ma dovrei averle prese tutte, o no? Mamma mia, che lentezza, Spiro! 2000? Ora vi velocizzo questi 20 secondi che manco servono a niente. Il record era proprio 10.000. Fatto proprio di poco. Che è un'ultima per illustrazione, per vedere se abbiamo dimenticato qualcosina. Ma credo di no. Beh, andiamo da qui e poi potremo uscire dall'area. Se abbiamo dimenticato qualcosa me lo prendo in quel posto, però pazienza. Qua sopra ho preso? Ok, qui sopra. Ok, niente di per... Non ho fatto niente, mi sono soltanto girato senza fare nessun trick o robe del genere. Vabbè, ora andiamo a fare le ultime due aree del livello, che saranno purtroppo... Cioè, non so neanche se riuscirò a completarlo sto cazzo di livello. Ora ragazzi, volevo parlarvi della mia costante sfiga che non mi abbandona neanche per un momento.
tutti voi, se avete visto lo scorso video di Spyro 3, sapete che vi ho parlato del fatto che non caricherò più video di Dragon Ball perché appunto Goku contro Freezer è il mio sconto preferito, perché non voglio avere rischi con il copyright, eccetera eccetera. Non ho fatto neanche in tempo a caricare quel video che mi hanno levato una parte di Goku contro Freezer. Non sapete, ci sono rimasto malissimo. Io veramente mi sono innervosito come non mai. E purtroppo è inutile tenere un'intera serie di video se una parte è mancante. Quindi ho deciso di... non le ho ancora eliminate, ho reso soltanto private tutte le altre parti. E ora che dovrò fare? Dovrò ricaricarle in HD. Magari può essere anche una cosa positiva, ma chissà se riuscirò mai a rifare tutte quelle visualizzazioni. È un vero peccato. Vabbè. Stavo giocando a rimpiattino con il mio Lucio. Cos'è rimpiattino? Tardi, ma per sbaglio ho tirato la sua palla in quel buco e lui l'è corso dietro. Ora è bloccato là sotto. Mi sento così inutile qui seduto ad fai ascoltare bene i suoi guaiti che si vanno indebolendo. Mi sta venendo l'angoscia. Non piangere, Lupetto. Non piangere. Vabbè, nel frattempo puoi farti una canna, dato che dal modo in cui parli si può evincere che te ne fai abbastanza. Ecco, già sento la puzza di fumo. Ora guardate questo esso, non vi viene voglia di ammazzarlo per quanto è puccioso? Muori! Io da piccolo mi sento di fotte che non potevo ammazzarlo. Ok, ho seri problemi mentali, ma credo sia una situazione comune a tutti quanti. Non credo che a qualcuno piacesse sto cazzo di lupetto di merda, a parte alle donne. Dai, vieni qui. Beh, il livello è semplice, basta sfruttare la palla per far andare il lupetto su alcuni pulsanti che ci permetteranno di attivare a nostra volta dei pulsanti. Un'altra cosa che mi incazzava è che speravo che a sto punto almeno i nemici lo ammazzassero il lupetto, ma invece si cagano sotto. Ma fate proprio schifo. Invece come fate tutti i buffoni, i tosti fate. Ma chi fai paura? Vai via. Cosa mi abbai tu? Sei un lupo, non sei un cazzo di cane. Beh, che poi appartengono allo stesso genere. Canis e canis. Canis lupus o lupum, non mi ricordo, e canis familiaris. Vabbè, ora basta parlare di biologia. Ora cos'è che devo fare? Ah sì, giusto. Ecco, salta. Bravo. Quanto mi stai sulle palle. Dai, facciamolo subito quest'area. E quella di essere gente verde non sarà proprio lunga, però può sempre essere complicata. Ora, qui cos'è che bisognava fare? Ah, ecco qua. Ora, qui bisogna essere abbastanza veloci. Ah, meno male. Beh, questo è l'ultimo bottone pulsante del livello. Ora dovremmo semplicemente spaccare muri a volontà. Perché te la dimentichi la palla, brutto stronzo? Dai, muori. Non serve a niente. Ecco la palla. Boink. Magari se la butto giù ricade. Ehi, no? Hai salvato Farley. Come potrò mai ricambiarti? Parla più velocemente. Cioè, potrei darti questo vecchio uovo. Non potrei darti, dammelo. Farley l'ha rosicchiato ed è un po' appiccicoso. Beh, è il pensiero che conta, no? Sì, certo. Liz, vediamo se tu sei diversa dagli altri, Liz. Neanche per il cazzo, ma... mi prendete il giro? Ora tu muori, dato che me l'hai rosicchiata. Basta, andiamo. Io già sono nervoso per il fatto di Dragon Ball. Veramente ci sono rimasto troppo male. Perché ci ho perso un'estate intera. Mi sembrerà esagerato, ma ho perso la prima vita in un modo molto intelligente. Stavo dicendo, vi sembrerà esagerato, ma da agosto fino a... quando è stata l'ultima parte? Ottobre, diciamo, 2013. Quanto tempo ci ho messo per montare quel video, per caricarlo? Tutti i tagli che ho dovuto fare. E ora tutti persi per colpa di uno stupido video che è stato tolto. Che poi, perché non me lo togliete subito? Me lo togliete dopo un anno? Ora tu muori, stronzo. Che senso? Ora se ne sono accorti. Dopo un anno, potevano toglierlo prima. Avrei rimediato subito. Posso pattugliare le torri e il... ma fai quello che ti pare.
Signor sì. Sono contento di tornare all'azione. Ma vai a quel paese che mi stai anche sulle palle, sei lentissimo. Vabbè. Ora andiamo subito ad attivare la sfida. Io quei cosini non li ho uccisi prima con Spiro perché volevo attivare questo dialogo. Ciao bello, ero in vacanza con il mio amico, ma lui ha perso tutte le ossa. Puoi trovarle e rimetterlo insieme? Ok. Uga uga. Vabbè, questa sarebbe un po' la stessa sfida di Spiro 2 nei calanchi di Skelos. Sì, a volte capita che ci siano sfide simili. Se vi ricordate, anche quelle delle lucertole che stavano nella prima arena di skateboard. Vabbè, può capitare. Me l'hanno data la gemma, quei stronzi. Pronto? La gemma? Ecco, questa è la prima, voglio anche l'altra. Ecco, bravi. Forse mi devo avvicinare al punto dove l'ho sparato. Dai, speriamo che non mi succeda alcun bug, che mi si sminchiano le gemme. Da tutto, speriamo che le abbia prese tutte. Non sia mai me ne sia dimenticata qualcuna. Dove devo andarla a trovare? Ovviamente nell'area dello skateboard. Ma io lì non ci voglio tornare mai più in vita mia. Cion cion cion. Dove sei pecora? Vieni qua. Non farti mettere a pecora però. Vabbè, ora questi ma questi presi qua proprio qui per dare fastidio. Ma se ti ho colpito davanti, perché te ne vuole all'indietro? Non ha alcun senso. Siamo già a metà delle ossa. Ok, mi pare che qui sopra non ci sia niente. Vediamo se mi sbaglio. No, non c'è proprio niente. No, aspetta. No, sono tornato. Ho fatto il giro come uno stupido. Questa si prospetta un'altra parte sui 20 minuti. Cioè, sto livello in tutto sarà durato una mezz'oretta. Se consideriamo anche la parte scorsa. Datemi la gemma da due. Ecco, questa è una. Mi manca l'altra. Dai, date, per favore, non fatemi questi scherzi. Perché non mi danno sta cazzo di gem? Oh. Che vi pensate, che io non me ne rendo conto delle cose? Io so tutto. Mi accorgo di tutto. Ma che ci mancano? 10 gem, eh? Sì. 10 gem, ok. Bene, mo quegli altri stupidi dove sono? Sono 10 gemme, penso di sì. Ecco, mo quel coglione che sa se manco me la dà la gemma. Ma che cazzo fa, gira all'infinito? Ma come ti permetti? Vabbè. Siamo a 5, sì. Ora qui invece che c'era? Ah no, questo è il vortice per tornare alla piattaforma lì. Mi sono dimenticato. Allora, qui dentro forse. Ecco. Proprio il più stupido mi sono di andare a dimenticare. Ora ce n'è anche uno qui a fianco, se non mi sbaglio. Oh yes. Poi fanno un casino che trovarli non è neanche tanto difficile. Mi ricordo che l'ultimo non riuscivo mai a capire dove fosse. Magari è qui. Dovrebbe essere, non qui, no, ecco, dovrebbe essere lì. Dai, speriamo che ci siano tutte le gemme che ci servono. Ci servono. Ok. Olè, tutte gemme comprese. E livello completato. Ecco, prendi. Volevo tenerlo come ricordo, ma non ho spazio in valigia. Sì. Ralph. Io sono Ralph. Bravo Ralph, finalmente un draghetto blu. Il mio amico. Magari ce n'erano state anche altri, però non me li ricordo. Oh no! Ecco che ricomincia con la sua danza delle ossa. L'abbiamo vista in Spiro 2, ci tocca vederla anche qui. Vabbè. Che non l'hanno neanche cambiata poi. Guardate che movimento di bacino. Cioè il bacino riusciamo proprio a vederlo noi. È bello il fatto che noi possiamo effettivamente contare le 8 ossa che abbiamo raccolte. Sono 4 per le braccia, 2 per le gambe e 2 per la colonna vertebrale. Quindi sono 8. Beh, sì, muori, dai, falla finita. Bravo, bravo. Beh, 500 su 500, 6 su 6, ce ne possiamo andare a quell'altro paese che non è più la casa della fonte estiva, ma
casa del giardino del sole. Possiamo andarci sia con il Sage and the Bird che con Spiro. Facciamo prima con il Sage and the Bird. Filmato che mi ero completamente dimenticato e che allungherà ulteriormente il video. Abracadabra, abracadabra! Oh no! Abracadabra! Sim salabim! Dovremmo aiutarla! Stai scherzando, vero? Ti ha quasi arrostito! Sì, ma stava mirando a te! Grazie. Di nulla. Per fortuna Hunter era vicino. Posso badare a me stessa? Sì, come no. Vuoi che te lo dimostri? Ma accorto è di magia, eh? Forse hai bisogno di un aiuto? Ha! A te ci penso dopo. Ehi, perché la devi spaventare? Si è rincoglionito il gioco completamente, vabbè. Mi scoccio di dover rifare tutto da capo solo per sta scena, ma chi se ne frega, 20 minuti le parti così, ma neanche per sogno. Vabbè, la parte può finire qui, è durata moltissimo, e noi ci vediamo nella prossima, ciao ciao!